Torna nuovamente ad accendere i riflettori della ribalta il cimitero vecchio di Santo Stefano di Camastra. Ancora una volta a farlo è stato l'artista stefanese Concetto Tamburello, che attraverso una sua pubblicazione ha voluto risvegliare i morti, dando una memoria storica dove vengono racchiusi tutti i segreti di questo monumento, unico al mondo, del quale gli stessi stefanesi dovrebbero andare orgogliosi. Finalmente, dopo tanto tempo, sono anni che ci lavoro, finalmente questo sogno si è realizzato. Ho preparato un volume degno di questo monumento che purtroppo è andato sempre nel dimenticatoio da parte sia della cittadinanza e soprattutto naturalmente dell'amministrazione, tutte, compresa quella attuale, che è anche più grave perché sono state molto attenzionati a recuperare questo capolavoro che noi abbiamo e che non si rendono conto dell'importanza che ha. Questa è una cosa molto grave. Per questo cimitero ci sono state tante storie. Io mi interesso del cimitero dal 1975, quando fece il primo risveglio artistico per sensibilizzare soprattutto l'opinione pubblica e l'amministrazione. Ma a questo non è successo niente, non è servito a nulla. E allora mi sono dedicato a realizzare delle mostre fotografiche sia in città, a Santo Stefano di Camastra, e sia anche in altre città, tipo Sant'Agata di Militello, che con la sponsorizzazione dell'Lions ha sponsorizzato una mostra di tutte le nostre tombe, delle gigantografie bellissime, a Castello Gallego. E quindi speravo che succedesse qualche cosa, invece nulla, completamente, disinteresse totale. È incomprensibile come questa amministrazione comunale, e anche quelle di prima naturalmente, non è solo questa, ma questa in particolare, che è stata sensibilizzata in maniera eccessiva, direi quasi, non prendono conto dell'importanza che ha. Oltretutto questo è un cimitero sacro ancora, dove nei sarcofagi ci sono ancora le ossa dei morti che, malgrado tutto, negli anni passati sono riuscite a picconare queste tombe e quasi distruggendole e tirando fuori le ossa dei morti e disseminandole nei viottoli dello stesso cimitero. Quello che è gravissimo è che non è intervenuto nessuno con questo scempio che c'è stato. Non solo dico non è intervenuto alla Chiesa, che è una cosa, dovrebbe essere una cosa fondamentale, no? Io ho scritto anche al Vescovo di Patti, ma non hanno risposto nulla. E poi, non so, la magistratura, i carabinieri, i vigili del paese, i vigili urbani, l'amministrazione, nessuno si è interessato a questo scempio. Poi fortunatamente io ho avuto l'opportunità di avere una conoscenza del direttore del Museo Archeologico di Aci Castello, la dottoressa Migliaccio, che l'ho invitata qui a Santo Stefano a fare vedere questo capolavoro che noi abbiamo in potenza, e lei si è innamorata subito, e così abbiamo deciso di fare una denuncia. Lei ha fatto una denuncia alla Sovrintendenza delle Belle Arti di Messina, e da questo momento c'è stato messo un veto al cimitero. Perché, cosa stranissima che naturalmente pochi sanno, questo cimitero era stato picconato non da vandali normalmente, come si dice, ma bensì, secondo me, da anche ceramisti, no? Del luogo. Una cosa stranissima, perché i ceramisti, l'associazione degli artigiani, adesso non ricordo con precisione la dicitura, aveva fatto un progetto realizzato dall'ente minerario di Catania per cavare argilla in questa zona, quindi piano Elia, dove c'è il cimitero. Per cui, se fosse andata in porto, naturalmente anche l'amministrazione aveva consentito, eh? Poi
poi naturalmente in seguito a denunce, proteste e così via, hanno estrapolato questa zona del cimitero, non si sa con precisione quale, ma comunque. E poi è arrivata la sovrintendenza alle belle arti di Messina, che ha messo il veto, per cui in questo momento si è salvato. Dopodiché siamo riusciti ad avere un finanziamento da parte della regione di circa 300 milioni, la sovrintendenza delle belle arti di Messina ha curato questo restauro con il dottor Pettignano, che si è interessato a seguire i lavori, e quindi siamo riusciti a salvare il cimitero. Però non è bastato questo, perché oggi il cimitero è di nuovo in stato di abbandono. Già un 15-20 tombe sono quasi semidistrutte, perché l'amministrazione attuale, questa qui è una pecca proprio dell'attuale amministrazione, non pensa a fare una manutenzione, proprio di nessun tipo, neanche a livello di togliere i rovi dalle strade che ci sono. E poi c'è una strada ancora impossibile, inagibile, le persone che vengono qui tutte le volte se ne ritornano indietro perché dicono: ma dov'è l'entrata per vedere il cimitero? Non si rendono conto che questo tipo di strada, che è invasa da erbacce e da rovi, per cui diventa molto difficile. A distanza di questi lunghi anni, costellati da tante battaglie e proteste sempre a difesa di un luogo di assoluto valore, abbiamo chiesto all'artista Tamburello cosa si debba fare per rilanciare questo luogo ricco di arte e storia, nella speranza che si possa risvegliare la sensibilità e l'amore per un bene artistico di tale pregio. È un posto magnifico, una cosa unica nel suo genere, una cosa che non esiste in nessuna parte direi del mondo. Adesso non vorrei esagerare, no? Naturalmente io ho girato, ma siccome mi interesso di quello che la ceramica ha prodotto in giro, dico: non ho mai trovato una cosa del genere. Noi abbiamo una situazione particolarissima, perché sono sarcofagi ricoperti tutti in ceramica, quindi c'è un aspetto architettonico e un aspetto decorativo, con 75 disegni, tipi di disegni che coprono i nostri sarcofagi. O tombe, come li vogliamo chiamare, no? Lasciando così libero l'entrata, come abbiamo potuto vedere, no? Che nessuno governa questo spazio, praticamente le persone sono venute qui e in qualche modo, anche prima naturalmente di questo restauro, si sono prese moltissime mattonelle, tant'è vero che noi abbiamo dei sarcofagi, dei piccoli sarcofagi, dove non c'è neanche una mattonella a ricoprire, e sarebbe stata una cosa fantastica vedere tutte le mattonelle che coprono queste tombe, ma questo purtroppo non ce l'abbiamo più. Ma in tutti i casi salvare l'esistente è già una cosa veramente molto importante, per l'unicità che noi abbiamo. Ma quello che non capisco è che anche da un punto di vista di possibilità di far arrivare gente, perché questi cimiteri, no, ci sono degli amatori, ci sono delle persone che impazziscono per questo tipo di cimitero, di sepoltura, di tipologia, no, del cimitero, una tipologia ottocentesca che è andata in disuso completamente, per cui la particolarità porterebbe gente qui a visitare, e ci sarebbe un indotto anche da un punto di vista commerciale, indipendentemente dal valore in sé, no? Ma c'è un indotto che potrebbe portare. Io mi sono interessato e ho saputo che c'è un'organizzazione di circa 130 cimiteri europei, che come quello di Limoges, come quello del Belgio, che è tutto nero, cioè dove questa associazione ogni anno decide di andare a visitare uno o due cimiteri all'anno, e quando si muove questa associazione si muovono 20-25 mila persone, per cui sarebbe una cosa imponente da un punto di vista così anche di attività commerciale per il paese, e poi naturalmente si potrebbe propagandare in giro quello che è il nostro capolavoro. Ma purtroppo le amministrazioni questo non lo capiscono, non lo so, sono sorde completamente, preferiscono fare le notte bianche, preferiscono fare l'Ottoberfest in Sicilia, a Santa De Camastra, che è una cosa assurda, però lo fanno. Io non dico che non bisogna fare queste feste bucoliche così, però dico, la prima cosa è la cultura. Intanto sappiamo quello che abbiamo noi, la storia, invece ci si dimentica totalmente, e questo è molto grave.
sia per i cittadini, perché la colpa non è solamente dell'amministrazione, intendiamoci, sono i cittadini che sono disinteressati, perché poi questa gente che ci governa sono eletti dai cittadini, per cui dico, una responsabilità è divisa in qualche modo, insomma, quindi non bisogna dare colpa solo, ma purtroppo gli amministratori sono veramente incapaci, inetti, no? Per poter capire, non capiscono, non sono neanche, non hanno anche l'intelligenza di farsi coadiuvare da chi ha conoscenza, di chi ha capacità, e questo è gravissimo. Riuscire a valorizzare quanto di bello ha il territorio. Certe difficoltà, anche dal punto di vista economico, potrebbero essere bypassate e nello stesso tempo si possa riuscire ugualmente a valorizzare questi posti incantevoli che abbiamo. Ma vedi, se l'amministrazione non si occupa di questo, dovrebbero essere i cittadini, e quindi i cittadini naturalmente i più facoltosi, quelli che hanno delle possibilità, dei mezzi. Io, la mia testimonianza è questa. Io il giorno 17 scorso, 17 di agosto, ho presentato un libro a Palazzo Sergio, ho presentato un libro su questo cimitero che si intitola Che sonno, che sonno, che sonno, dove il sonno della morte incontra l'arte della ceramica. Ma quando io dico che sonno, non voglio dire che mi riferisco solamente al sito che è un cimitero e quindi naturalmente il sonno è ovvio. Mi riferisco soprattutto al sonno della gente, dei cittadini e delle amministrazioni che credono di essere vivi, invece sono morti perché dormono in maniera incredibile, è quasi sconcertante questo sonno, no, perenne che loro hanno. Io mi interesso di questo cimitero, come dicevo prima, dal 1975, sono 43-44 anni, è pazzesco che non si riesca ancora a sistemare questo cimitero come veramente un monumento di altissimo livello, che potrebbe dare respiro all'economia del paese, respiro per aver riscoperto un monumento che è andato dimenticato, che è andato nel dimenticatoio e che darebbe lustro a tutti noi, insomma, e questo è gravissimo.